Argomento a piacere. Massimo Carlotto, scrittore apprezzato, seguito, molti fan che sanno, diciamo, i dettagli, le virgole, i punti e virgole della sua, del suo lavoro, lo incontrano, gli dicono, ma poi quello che mi è molto piaciuto. Come si vive, diciamo, da scrittore riconosciuto rispetto a un pubblico che si è fidelizzato, caro Massimo? Questo ti chiedo, perché io sono uno scrittore, diciamo, da camera, e quindi non più che altro si ricordano dei dettagli ignobili del mio privato, anzi no, della mia vita pubblica. Cioè, quella volta che hai mandato a quel paese Feltri, metti una sciocchezza del genere. Ma rispetto a questa fidelizzazione? Io credo che sia necessario costruire un rapporto conflittuale con i lettori, che non bisogna mai compiacere il lettore, ma bisogna avere la tensione emotiva di comunque di creare un conflitto con il lettore, intanto fare a cazzotti con il lettore, nel senso che compiacere dentro il discorso della letteratura, soprattutto come chiamiamo noi, di genere, non funziona. Però per far questo ci deve essere a monte un'adesione del lettore rispetto alla pagina dell'autore, altrimenti io anni fa un mio libro fu messo a sfidare dentro una rubrica che si chiamava Wimbledon, e uno disse molto bello, un altro scrisse invece un libro inutile che non mi ha detto nulla. E invece, vabbè, questo capita continuamente, no, cioè no, chi non piace cose. No, io credo che il discorso della fidelizzazione sia un discorso complesso e sia legato alla serialità. E la serialità però deve essere vissuta anche in maniera diversa, nel senso cosa intendi per serialità? Non puoi scrivere, no, direi, hai lo stesso personaggio, hai le stesse storie. Secondo me invece bisogna rivoluzionare questo concetto, bisogna cambiare, prendere nuove strade. Secondo me abbiamo raccontato un pezzo d'Italia, adesso dobbiamo inventarci la capacità di raccontare questa nuova Italia che è peggiore di quella precedente. Ti voglio dire una cosa, io non ho mai pensato di misurarmi col poliziesco, ma avrei voluto raccontare la storia di un killer coprofago. Però ogni volta ho provato. C'era ma è geniale, quello, c'era scrivilo, quello, c'era quel, no, ti dico, c'era quello che si inculava le vittime, Ferrandino, come si chiamava? Non me lo ricordo. Sì, questo che era un. Poi hanno fatto anche un film. Ah sì, Pericle Nero. Pericle Nero, si inculava le vittime, era una sorta di recupero crediti. Io volevo scrivere, a parte che non ho gli strumenti, la storia del killer coprofago. Però se io andassi adesso dall'editore, che faccia farebbe l'editore? Ma secondo me te lo pubblica. No. Sì, secondo me sì. È una storia bellissima, anzi se non lo scrivi potrei rubarti l'idea. Coraggioso. Vediamo. Sarebbe un atto, un grande atto di coraggio. No, ma non è una sfida. Comunque, Massimo Carlotto, PAC, grazie. Grazie a te. Alla prossima.